Allora, intanto volevo chiedere, come mai ci sono progetti di centrali nucleari che durano 120 anni, 100 anni, se le fonti di uranio comunque sono limitate? Nel senso che l'uranio ad oggi, che io sappia, non copre il fabbisogno nemmeno per 30 anni. Cioè, se tutto il sistema Terra che lei prima ha fatto vedere nella foto diventasse tutto illuminato, il fabbisogno energetico sarebbe più elevato, quindi massimo 10 anni l'uranio finisce. E queste centrali, perché intanto durano 100 anni, 120 anni, e vabbè, ma poi perché l'inizio della costruzione in Italia dovrebbe iniziare nel 2020? Invece in Cina entro il 2020 già ne fanno 100. Beh, sono diverse domande. Allora, innanzitutto la esauribilità della fonte uranio. È chiaro, come per tutte le materie prime, la disponibilità è legata al costo della materia stessa. Io, che sono molto più vecchio di voi, ricordo che quando avevo la vostra età si diceva che entro 20 anni sarebbe finito il petrolio. In realtà il petrolio non è finito, è aumentato di prezzo, questo sì, ma per cui è chiaro che ci sono fonti in prima battuta, fonti più care di uranio perché di più difficile estrazione e che quindi fanno lievitare i costi. Per esempio esiste uranio in grande quantità nell'acqua del mare. È chiaro che estrarre uranio dall'acqua del mare è un processo costoso che oggi come oggi non è conveniente, costerebbe di più estrarlo che l'energia che si otterrebbe utilizzando. Quindi però diciamo, man mano che i costi dell'energia aumentano si ricorre anche a fonti che oggi sono marginali. Ma al di là di questo, con ragionamento puramente economico, teniamo presente che in prospettiva il ciclo nucleare non dovrebbe limitarsi e non si deve limitare a questi reattori di cui abbiamo parlato, reattori ad acqua leggera, ma da molti anni ormai si è alla ricerca, sono anche realizzati impianti, in particolare che utilizzano la tecnologia dei reattori cosiddetti veloci, cioè che utilizzano un tipo diverso di neutrone, adesso bisognerebbe entrare nella fisica, ma insomma esistono reattori che utilizzano neutroni veloci, per cui si possono utilizzare come combustibile non l'uranio 235, come forse sapete è una presente in quantità molto bassa nell'uranio naturale, ma anche l'uranio 238, che viceversa è la grande quantità dell'uranio presente in natura. Già questo, e sono stati fatti dei reattori veloci, per esempio, non so se l'avete mai sentito nominare, ma il Phoenix e il Super Phoenix sono due reattori a cui l'Italia anche ha partecipato con la Francia e la Germania, realizzati in Francia, erano reattori veloci, sono stati eserciti per una serie di, per un certo numero di anni. Questi reattori aprirebbero una prospettiva di utilizzo, di disponibilità praticamente illimitata di uranio utilizzando il 238 che invece è il 235. Come avete forse notato, molti di 3 o 4 dei reattori di quarta generazione sono reattori veloci, proprio perché questo consente di utilizzare questa parte non marginale dell'uranio. In prospettiva c'è sempre il discorso della fusione che dovrebbe seguire, che darebbe luogo a una risorsa praticamente illimitata di energia, perché di fatto si baserebbe sulla, praticamente userebbe l'acqua come combustibile, quindi sarebbe una risorsa praticamente illimitata. La domanda su perché in Italia ci mettiamo più che in Cina è una domanda un po' maliziosa, perché penso sia chiaro che l'Italia ha da sempre processi decisionali spesso più laboriosi, spesso più difficili. La stessa vicenda che ha accompagnato Chernobyl in Italia è un caso unico, nel senso che in molti paesi l'evento di Chernobyl, peraltro un evento grave, ha creato preoccupazioni, revisioni di alcuni programmi energetici, ma l'Italia è stato l'unico paese che ha fermato tutte le centrali che aveva, interrotto la costruzione di centrali che erano al 90%, al 95%, creando un danno molto serio all'economia nazionale che stiamo ancora pagando con la bolletta elettrica, e quindi diciamo, c'è un problema di difficoltà, di emotività nella decisione, soprattutto su problemi di questo tipo legati al nucleare, più in generale un processo di efficienza industriale del sistema paese e così via, che soprattutto non tanto nell'efficienza tecnica ma nell'efficienza gestionale e decisionale, che evidentemente ha le sue conseguenze. 2020, 2000, credo che sia la data minima che possiamo pensare di ottenere in Italia, tenendo conto che una centrale va autorizzata, convincendo le popolazioni locali, convincendo territorio in cui deve essere localizzata, va progettata, autorizzata, e quindi diciamo dire che ci servono 8-9 anni da adesso mi sembra
Io ci metterei la firma se questo fosse. Temo che viceversa ci vorrà qualche anno in più, però questo è, senza voler essere pessimista, credo che comunque sia difficile ipotizzare tempi molto più rapidi. Giorgi, guarda l'arca, volevo sapere che quali sono le differenze, le analogie tra le centrali, quelle che fanno a fissione nucleare e quelle che fanno a fusione nucleare, e tra quanto poi scoprirà questo, quali sono i problemi della fusione nucleare, sempre. Diciamo la differenza fondamentale è il principio fisico su cui si basano, cioè i reattori a fissione si basano, come dici tu, sulla fissione di un atomo, cioè un atomo pesante, uranio in particolare, o della famiglia dell'uranio, torio, insomma, uranio, elementi con numero atomico superiore a 230 per intenderci, e quindi atomi pesanti che si spezzano in due o più parti, e da questa fissione una parte della loro massa viene trasformata in energia secondo la famosa equazione di Einstein, che è uguale a mc al quadrato. La fusione viceversa è il processo opposto, due atomi piccoli di idrogeno, elio, azoto si fondono e da questo processo di fusione liberano energia. Quindi diciamo sono due processi fisici completamente opposti. La difficoltà per il reattore a fusione è che questa reazione, che è la stessa che avviene nel Sole per intenderci, richiede per essere sostenuta condizioni ambientali estremamente severe, cioè richiede temperature di milioni di gradi, perché solo in quelle condizioni viene sostenuta questa reazione. Il che vuol dire che per avere e controllare la reazione che comporta materiali ad alcuni milioni di gradi, questo non può essere realizzato facendo un pentolone, perché nessun pentolone resisterebbe a queste temperature, per cui bisogna realizzare un confinamento con un campo magnetico di questo materiale, e questo è un elemento che ha una sua difficoltà tecnologica, anche dei rischi associati, perché poi se questo confinamento si perde, questo potrebbe dare luogo a eventi spiacevoli, e quindi è un qualcosa che è da un punto di vista tecnologico più complesso, tanto che sono anni che se ne studia, ci sono dei prototipi, dei progetti ITER, IGNITOR, uno l'ultimo lanciato a livello di comunità europea e comunità internazionale a Catarascia, sembrerebbe essere una buona strada, ma comunque si tratta di reattori che hanno complessità soprattutto legata alla tecnologia dei materiali, perché lavorano in condizioni veramente estreme rispetto a questi acqua leggera, che viceversa lavorano nelle stesse condizioni di una centrale elettrica convenzionale, come parametri, temperature, pressione e così via.